Ciao a tutti, sono Silvia. Ormai sono passati molti giorni da quando la baronessa è scomparsa e davvero non so più che cosa pensare. Tutte le ricerche non hanno portato a nulla. Baronessa! 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 Senza di lei è come se mi mancasse una parte di me. Abbiamo appeso volantini un po' dappertutto. Chiesto in giro nella zona. Mi scusi, signore. Scusi. Perché non hai mica visto per caso questa signora qui? Questa signora. Sicuro che non l'ha vista da nessuna parte? No, non l'ho vista da nessuna parte. La polizia l'ha cercata anche con i cani molecolari. Niente, è come sparita nel nulla. E stasera, tra poco, parteciperò al programma Chi ti cerca di Mugello TV. È l'ultima cosa che mi resta da fare. Non voglio pensare che le sia successo qualcosa di grave. Buonasera e benvenuti a Chi ti cerca. Apriamo la nostra diretta con un'emergenza. C'è infatti molta preoccupazione per la scomparsa della baronessa. In studio con noi abbiamo Silvia, che vive con lei e ci aiuterà a capire che cosa è successo. Buonasera Silvia. Buonasera. Buonasera. Non si hanno più notizie della baronessa dal 4 di aprile, quindi molti giorni. Silvia, vuole spiegarci cos'è successo? Sì, allora, io da quando ho perso il lavoro ho aperto un canale YouTube dove faccio dei video amatoriali, racconto un po' di cose, parlo di libri, delle mie passioni. Questa storia le farà sicuramente aumentare le visualizzazioni. Comunque, la baronessa vi ha sempre partecipato e ultimamente ha chiesto di avere un po' più spazio per sé perché si è messa in testa di voler fare l'influencer. E infatti ha iniziato con un primo video di consigli di bellezza. Vediamo subito un estratto di questo video. Può partire la RWM. Bonjour à tout le monde. Bonjour surtout à toutes les jolies femmes, les signores d'une certa età, d'un certain âge, auxquelles aujourd'hui vado a rivelare i segreti della baronessa pour dimostrare 10 anni di meno. Ça va. Proprio una bella signora la baronessa. E poi cos'è successo? Il video non ha avuto il successo che lei si aspettava e così ha deciso di cambiare genere e buttarsi sul motivational life coach, queste cose qui. Sempre aiutata dal suo amico pastore, hanno girato un altro video. Vediamo un estratto anche di questo video, l'ultimo, vero? Bandate occhi de votre partner, comme ça, e puis... Laissez-vous guidare avec una fiducia cieca. La baronessa è sparita proprio mentre facevano queste riprese nel bosco, sì, giusto? Sì, esatto. Francesco l'ha cercata dappertutto, ma niente. Si è come volatilizzata. Ma vediamo appunto le ultime immagini della baronessa prima della sparizione. Vai, va tranquilla. Baronessa! Baronessa! Silvia, lei è convinta che non si tratti di un allontanamento volontario, vero? Sinceramente mi sembra molto strano che sia andata via senza portare assolutamente niente con sé. Lei che ci tiene tanto ai suoi abiti, ai suoi gioielli. Baronessa! Da casa non manca assolutamente niente. La polizia ha sequestrato il suo computer, sul quale hanno trovato delle conversazioni Skype con un certo Conte Nicolai. Lei lo conosce? No, non lo conosco, però la baronessa è stata molto male per questo Conte Nicolai. Si vede anche in un video che si intitola L'amore per i russi. Ce l'abbiamo questo video, vero? Mica, mamma mia.
ma vediamo cosa ha trovato la polizia sul computer della baronessa. La conversazione fra i due risale a prima di Natale, quando eravamo di nuovo in lockdown e i due potevano comunicare solo via web. Bonjour, ma baronessa. Baronessa. Comment allez-vous, Nicolai? Oh, je vais mal, je vais très mal, parce que sans vous, je ne peux pas résister. Baronessa. Nicolai. Giorni gli obliuti via minia gli accacciuti via voi sonze gli avasciervac gli accacciuti gli obliu oh maia crassavica o ciccorni o cinstrasni o cinsgucci i precrasni oh cac baius gli avas cac gli obliu gli avas baronessa je vous en prie montrez-moi quelque chose faites-moi voir vous voulez voir un peu là. Ah oui, da. Je vous en prie, baissez l'épaule. Ah, baronesse, je me sens tout la vodka qui monte, tout l'aime russe qui monte, qui sort de moi pour vous prendre. Ça suffit maintenant, ça suffit. Siamo riusciti a rintracciare il conte Nicolai e lo abbiamo in diretta qui con noi. È pronto il collegamento? Buonasera, conte Nicolai. Sono Fabiana Chiarelli di Mugello TV. Capisce l'italiano, vero? Yeah, Yapanimayu. Lei sa che la baronessa è sparita? Baronessa sparita? Ma niente, pregnetne, che pariascine, che ne precedete a pecuraro! Pecuraro zocco la baronessa. Mi scusi, conte, ma stiamo parlando di una persona scomparsa e c'è molta preoccupazione. Sappiamo che tra lei e la baronessa c'è stato un riavvicinamento quest'inverno. Lei l'ha sentita o vista ultimamente? Per niente, baronessa. Per niente, no. Niente. Io non so, scusa, è da zocco la stabinana de baronessa con pecuraro. Quindi lei è sicuro di non aver visto o sentito la baronessa? No, io ne vedete, baronessa. Io mio casa, mio doma, tutto il tempo. È la pravda, baronessa Zoccola, è la pravda, baronessa. Ne vedete. Curaro. Conte, per pecoraro intende il suo assistente pastore? Pecoraro, Allora, ragazzo, c'è pecoraro, beh, baronessa, zoccola pecoraro. Ti panemais? Crescendo pecoraro, yassa. Mi sembra di capire che lei nutre del risentimento per questo pecoraro. Questo potrebbe alimentare dei sospetti su di lei per motivi passionali, di gelosia. Niente. Io ne vedi, baronessa. Vriamo, baronessa, baci che ti amo, gli agliubliu, gettiamo, gettiamo, io niente. Senta, conte, ma è stato contattato dalla polizia? Polizia? Gdi è polizia? Da, contatta polizia, ma niente, io niente. Baronessa, io ho donato tutto il cuore, baronessa, ti bia, mio cane, mio sonte, io va a cerviac, zoccola, baronessa. Bene, la ringrazio, conte, per averci concesso questa intervista. Ultima, slava, baronessa Zoccola. Abbiamo cercato di rintracciare il ragazzo che fa il pastore presso un'azienda agricola, ma non ha voluto rilasciare interviste. Sostiene di aver già detto tutto alla polizia. Silvia, lei desidera fare un appello alla baronessa in caso ci stesse ascoltando? Sì, certo. Allora prego, si rivolga alla telecamera. Baronessa, ovunque tu sia, se mi senti, ti prego, torna a casa. Qualsiasi cosa sia successo, non devi preoccuparti perché tutto si sistema. Ci sono tante persone che ti vogliono bene e in questo momento sono in ansia per te. Ma se anche hai deciso di non tornare, almeno facci sapere che stai bene, così smettiamo di cercarti e di preoccuparci per te. Mi rivolgo anche a tutti i telespettatori. Se qualcuno pensa di aver visto la baronessa da qualche parte, di segnalarlo alle forze dell'ordine oppure direttamente qui alla trasmissione Chi ti cerca.
Grazie mille, grazie. Bene, torniamo tra un attimo dopo la pubblicità.